Buon salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Sono Carlo Fortino per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia e oggi siamo qua con la player review di Dybala Second in Form. Appunto, si è guadagnato questa carta in forma per aver fatto doppietta e assist nella partita di pochi giorni fa contro l'Udinese, finita poi 4-0 se non erro, sì, per i bianconeri. Allora, iniziamo ad analizzare questa carta. È una carta che mi è piaciuta molto e che ha praticamente quasi tutti i valori più importanti sopra l'80 e i più importantissimi sopra l'85. Abbiamo 89 di velocità, 85 di tiro, 80 di passaggio, 90 di dribbling, 27 di difesa e 65 di fisico. Andiamo a snocciolare la velocità. 91 di accelerazione, 86 di velocità scatto. Due valori che già sulla carta sono molto molto alti e che in game rispecchiano appunto i valori che sono sulla carta, perché come possiamo vedere anche dalle clip è un giocatore molto rapido e molto veloce, ma soprattutto con un cambio di passo pazzesco. Davvero, a volte riesce a disorientare i centrocampisti, i difensori, il portiere con il suo cambio di passo pazzesco, perché lui riesce ad andare da essere praticamente fermo ad andare a una velocità molto molto elevata in veramente poco poco tempo, così da disorientare al massimo i difensori. Infatti nelle ultime clip vedete tra l'altro una percussione tipo al 70esimo, da fa 70 metri palla al piede e poi fornisce un assist per un bel gol della merda Candreva. Davvero un giocatore molto molto veloce, quindi la velocità è sicuramente un pro. Parliamo ora del dribbling. 94 di agilità, 87 di equilibrio. Ecco, questo binomio mi è piaciuto tantissimo. È molto agile, veramente molto agile, riesce a divincolarsi tra i difensori anche più fisici grazie all'equilibrio, ma soprattutto grazie all'agilità che gli permette di fare dei movimenti molto molto rapidi. Infatti, nonostante il valore di forza fisica sia un contro, perché è solamente 59, l'equilibrio diciamo che allevia un attimino questo dolore che abbiamo nella forza fisica, e infatti magari quando gli danno solamente una spallata riesce a stare in piedi grazie all'equilibrio. Poi ovviamente se deve fare uno scontro fisico prolungato magari su una fascia non è consigliato appunto usare Dybala come diciamo punta di sfondamento, sicuramente, anche perché non è quello che deve fare lui. Quindi diciamo che l'equilibrio e l'agilità mi sono piaciuti. Controllo palla 92, 88 di dribbling con 4 stelle skill. Il dribbling è un assoluto pro, veramente mi divertivo tantissimo sulla tre quarti a dribblarmi peggio avversari per poi io tirare dal limite dell'area oppure entrare in area appunto di velocità e di dribbling. Quindi il dribbling è un assoluto pro insieme alle 4 stelle skill, che chi le sa usare molto molto bene riuscirà comunque a dare un punto in più al dribbling. Per quanto riguarda il tiro abbiamo 85. Diciamo che il tiro mi è piaciuto tutto, però il tiro a giro mi è piaciuto di più, infatti l'ho inserito tra i pro. Abbiamo 92 di tiro a giro, veramente fantastico. L'unico problema del tiro è che ha due stelle piede debole, veramente veramente allucinanti. Sì, questo è vero, lui tende sempre a fare la punta destra, anche se gioca da solo, e quindi tende sempre a portarsi la palla sul sinistro. Ma quelle volte che ha la palla sul destro davvero fatica a concludere e anche a passare la palla. Conclude spesso delle conclusioni molto smorzate, molto debole e molto imprecise, quindi le due stelle piede debole sono assolutamente un contro. Anche se poi abbiamo un 89 di finalizzazione, un 75 di potenza tiro, che lascia un po' a desiderare, ma lui è uno che tira più di precisione. Poi abbiamo un 81 di long shot, 85 di tiro al volo e 85 di rigore. Ho battuto un rigore benissimo all'incrocio. E diciamo che il long shot non l'ho utilizzato troppo perché quando ero a distanza dalla porta preferivo smarcarmi con il dribbling, ma comunque un paio di tiretti da fuori area me li ha fatti molto molto precisi, poco potenti ma molto molto precisi. Quindi è un giocatore che ci va di precisione. Voglio parlare anche del passaggio, perché è un giocatore che nonostante non sia una punta di sfondamento e nonostante sia appunto un giocatore con cui vorreste fare tutto, praticamente tirare, dribblare, è un giocatore che aiuta molto la squadra. A differenza di altri attaccanti, lui è un giocatore che fa giocare bene la squadra. Io l'ho usato in un attacco a uno e ha aiutato molto molto le ali a salire, piuttosto che a fare dei passaggi, piuttosto che a innescarle verso la porta. Quindi in un attacco a due, magari con una punta un po' più di peso, come non so, un Higuain, un Mario Gomez, un Llorente, non so, non vi saprei dire chi. Comunque sapete bene quali sono i punti di sfondamento su questo FIFA. Lo aiuterà molto perché abbiamo un 84 di visione, un 77 di cross, un passaggio corto di 83, un passaggio lungo di 65.
e un effetto di 92, quindi davvero è un giocatore che aiuta molto molto la squadra, oltre al fatto che faccia davvero tanti tanti gol. Per quanto riguarda il fisico, l'ho inserito nei contro perché effettivamente è un giocatore troppo gracile. Se riuscisse a mangiare un po' più di pasta asciutta e a mettere su qualche chilo in più, come per esempio Tevez, ecco, visto che ora come ora c'è il confronto con Tevez di Dybala sia nella vita reale che su FIFA, abbiamo questo confronto Dybala-Tevez. Sicuramente Tevez ha questa cosa in più di Dybala, che riusciva, cioè comunque è un giocatore molto piazzato, nonostante sia alto bene o male come Dybala, però era molto molto più piazzato e quindi, pur essendo veloce come Dybala, riusciva anche a divincolarsi di fisico contro difensori. Questa è l'unica cosa che forse manca a Dybala, insieme, vabbè, al piede debole di due stelle solamente. Sperando che negli anni che, dove Dybala sicuramente crescerà ancora, diciamo, affini un po' di più anche il tiro col destro, anche perché sappiamo bene che lui è un mancino, nato mancino, di destro non ha mai fatto grandi cose. Detto questo, il voto finale che gli do è comunque 9, perché è un giocatore pazzesco. Forse il prezzo è un po' troppo alto, siamo sopra i 300.000 crediti e quindi diciamo che se scendesse un po' di più, sicuramente sarebbe più conveniente, però devo dire che se si sa usare bene, può essere usato anche magari come seconda punta in un 4-4-1-1, piuttosto che come falso 9, piuttosto che in un attacco a due punte. COC non ve lo consiglio troppo perché comunque nonostante abbia un buon passaggio, secondo me deve giocare molto molto più avanti, anche se diciamo se siete molto bravi nel dribbling potrete anche azzardare e metterlo COC. Sicuramente il prezzo è dovuto anche al fatto che riceverà probabilmente un upgrade e quindi vi consiglio di prenderlo non adesso, ma quando avranno fatto gli upgrade, non so, dopo 2-3 settimane fate gli upgrade perché almeno il prezzo si stanzierà bene o male sui 300.000, ma con l'upgrade sicuramente, quindi sarà ancora più forte. Detto questo, io vi saluto, spero che questa recensione vi sia piaciuta, spero di esservi stato utile, ciao a tutti.